Grande soprattutto di dimensioni, era una vera forza della natura. Alto 1,90 m, noto anche per sfidare chiunque nella lotta libera, Enrico VIII era diventato famoso soprattutto per le sue 6 mogli. Di queste, 2 le aveva fatte decapitare. Era infatti un tipo che non andava molto per il sottile. Quando una moglie non gli piaceva più, la cambiava o la eliminava. E forse a questo punto è utile entrare un po' in questa foresta di mogli di Enrico VIII e di figli con una animazione un po' creativa, perché ci permette di capire meglio non soltanto da dove viene Elisabetta, ma anche come andavano le cose a quel tempo. Dopo essere stato sposato per 20 anni con Caterina d'Aragona, dalla quale nasce la prima figlia, Maria, ottiene che il matrimonio venga annullato rompendo i rapporti con il Papa e dichiarandosi lui stesso capo della Chiesa d'Inghilterra. Può sposare così la seconda moglie, la tanto desiderata Anna Bolena, dalla quale nasce appunto Elisabetta. Ben presto Anna Bolena viene accusata di adulterio e di stregoneria e finisce sul patibolo, dove le viene tagliata la testa. La terza moglie, Jane Seymour, molto amata, gli dà finalmente un figlio maschio, Edoardo, ma muore poco dopo di parto, un parto avvenuto con il taglio cesareo. La quarta moglie, Anna de Cleve, arriva dal Belgio. È una principessa alta e poco attraente. Enrico VIII ne rimane deluso. La considera più una sorella che una moglie e la mette da parte. Subentra a quel punto una quinta moglie, la 17enne Caterina Howard, molto sexy, anzi, troppo. Viene accusata di avere vari amanti e anche lei finisce decapitata. La sesta e ultima moglie, Caterina Parr, è una vedova tranquilla che riesce a sopravvivere alle intemperanze e ai cambiamenti di umore di Enrico VIII.